Buongiorno amici, benvenuti a Quaderno di Vino. Oggi facciamo una puntata diversa, speciale. Siamo in una enoteca importante in centro Torino, si chiama Vino Lento, e vogliamo presentare un vino molto particolare. Chi ci presenterà questo vino? Enrico, come stai? Grazie di accoglierci. Grazie qua oggi. Raccontaci. L'azienda si chiama Ilber Pasquero, è condotta da una coppia mista. Lei è tedesca, un'infermiera tedesca dedicata al biologico, e lui è un contadino di Priocca. Lavorano in biodinamico ormai da tanti anni, e questo è il loro vino, secondo me, più particolare, più stravagante. È a base brachetto in prevalenza, con un po' di Barbera, brachetto ovviamente vinificato in secco. Ottimo. E caratteristiche, altri vini di questa azienda? Loro sono dei grandi barberisti e poi fanno un ottimo nebbiolo in versione Langhe Nebbiolo e Nebbiolo d'Alba, secondo delle due, della vigna di provenienza. E si possono anche assaggiare questi vini? Certo. Ah, allora, ok, proceda. La domanda sorge spontanea. Facciamo tre dosi da degustazione senza... Assolutamente sì. E la giornata è lunga. La giornata è molto lunga. Poi noi non siamo molto amanti del prodotto. Sì. Cosa possiamo dire di questo vino, Antonio Enrico? Ma, guarda, questo vino fondamentalmente, come direbbe un noto comico, è rosso. Poi a Enrico, che sicuramente è più addentro il prodotto. È un vino limpido, nel bicchiere si muove fluido, un vino leggero e molto piacevole. L'analisi sul colore non c'è problema, è la cosa che colpisce subito personalmente il naso, che è veramente particolare. Perché esce l'aromaticità di un brachetto in un vino terribilmente secco, adesso lo assaggeremo. E sì. Il naso ti cattura. Quindi come i produttori che sono appunto italo-tedeschi, anche qua abbiamo un connubio fra due uve decisamente differenti. Andiamo all'assaggio? Andiamo. Effettivamente, quello che la curiosità che ci viene, che ci è venuta dal naso, viene confermata in bocca. È comunque un matrimonio e abbiamo diverse sensazioni. È molto. Della Barbera si sente la grande acidità, sì. E poi c'è un riferimento importante al territorio, secondo me, perché nonostante sia un vino così profumato che magari ci potrebbe portare, sì, non so, verso terre da Stioppettino o qualcosa di simile, o un Tintilia molisano, in questo caso il terreno del Roero viene fuori. Ragazzi, qua è una lezione di geografia, il signore è preparato, ci ha fatto fare un giro dal Veneto, siamo scesi in Molise e siamo tornati a tutta velocità sul mal di mare. È un vino pericoloso questo. È un vino molto pericoloso, è un vino nel buon senso della parola. I tedeschi questi vini li definiscono Strunzwein. Scusatemi per la licenza poetica. Scusate la pronunciazione. Bevibilità secchi. Ragazzi. Enrico, considerando le caratteristiche che ci hai descritto prima, come va l'avvinamento? È un vino da bere all'aperitivo, in un pomeriggio estivo, anche un po' fresco. D'abbinamenti abbastanza ardui, sì, portato anche a temperatura effettivamente un pochino più fresca. E via. Io lo vedo alla grandissima con un tagliere misto salumi e formaggi. Assolutamente sì, ho anche su delle verdure, qualcosa a base di tonno acciuga, secondo me, un antipasto piemontese, qualcosa così, non sono affatto. Sì. Il formaggio e l'affettato e qualche abbinamento sui nostri grandi antipasti piemontesi. Quindi è da preparare in un momento di fretta, si fa con questo vino un tagliere. Non richiede grande avvinamento, non richiede. Perfetto. Richiede grandi quantità, presumo. Richiede grandi quantità. Sì. Perché invita la bella. Scherzi a parte, è veramente un vino che invita. Sì, è straordinario. Quanto costa? In cantina si trova a poco più di 10 euro, tra i 10 e i 15 sicuramente. Ottimo rapporto. Sì, straordinario. Poi per un vino abbastanza
senza eguali, unico, perché in pochi fanno il brachetto secco e in questo caso questa è molto particolare. È vero, è vero. Antonio, abbiamo fatto colpo di nuovo e quindi solo ci resta ringraziare a Enrico per la sua ospitalità. Due cose, per l'ospitalità, finalmente abbiamo un tetto sopra la testa, ero stufo di stare in mezzo al giardino. L'autunno ci ha chiesto un tetto. E, amici, dovete venire a Vinolento, via Corte d'Appello 13 Torino, qui troverete questo vino e tante altre sorprese e non solo italiani. Quindi siete invitati. Di nuovo grazie Enrico, grazie. Antonio, salute, alla prossima. Ciao amici.